oggi, nonostante tutto, è ancora tutto in gioco, la Ressa guadagna un punto sul tuo posto utile, eppure sembra quasi che siamo già retrocessi, io veramente non riesco a capire. Ma con questa contestazione assurda di quattro ragazzotti. Non è solo questo, dai. Diciamo che giusto per parlare della partita e della classifica, certamente noi dobbiamo fare punti, perché sennò è una situazione che diventa sempre più critica, però ritengo che con una leggera dose di fortuna in più riusciremo ad uscire fuori da certe situazioni, perché poi io per esempio l'ultima parte della partita l'ho vista dietro la porta e sembrava proprio stregata quella porta, quindi purtroppo ci sta anche girando male. Io mi auguro che le cose vadano meglio in futuro, perché la nostra squadra, al di là di tutto, io la ritengo, diciamo al di là del fatto che purtroppo non si riesce a concretizzare, però lo ritengo una squadra viva che non ha mai rischiato più di tanto. Sì, il primo tempo c'è stato qualche tiro da parte loro, però così come è successo domenica alla Lamezia, voglio dire, quindi la nostra squadra lì noi ce la possiamo giocare, ce la giocheremo fino in fondo, perché siamo convinti che diciamo noi abbiamo già subito una retrocessione, quindi sappiamo quando ci sentiamo quando la squadra non riesce a reagire, non riesce a uscire fuori da certe situazioni. In questo momento io non penso assolutamente che sia questo, penso purtroppo che ci sta un poco girando male, un poco abbiamo forse nelle partite precedenti, quando potevamo fare qualcosa di diverso, abbiamo commesso degli errori che ci hanno castigato. Forse la Dea Bendata ha detto: nei momenti opportuni non siete riusciti a portare a casa dei risultati e adesso vi punisco. Io spero che abbiamo pagato il nostro figlio e le cose da queste ultime quattro partite cambieranno. Come ci spiega il fatto che la vittoria manca in casa da dicembre? Quale casa? Da Bisceglia per me non è la casa della Vesta Normanna, perché sono rammaricato, noi non abbiamo assolutamente la spinta dei tifosi. Questa, lasciatemelo dire, questa è una città di 60.000 abitanti, oltre a tutto l'agro intorno che ci sta. Noi dovremmo tenere un pubblico, ma che è completamente diverso. Noi abbiamo pubblico con me zero, oggi l'incasso è 1.112 euro. Quindi voglio dire, questo è quello che noi riusciamo a portare a casa. Ovviamente noi ci dobbiamo accollare anche tutto l'aspetto, solamente noi tutto l'aspetto economico, perché è chiaro che sponsor che vedono che una squadra non genera interesse probabilmente vanno da qualche altra parte. Noi vediamo i nostri cugini di Caserta che giocano con due sponsor sulla maglia, la nostra maglia c'è sta la società che io rappresento, voglio dire, quindi questo è per chiarire, per dirla tutta, no? Quindi noi non abbiamo aiuto da parte di nessuno, istituzioni, città e soprattutto pubblico, che non merita di stare in questa categoria. Io oggi lo dico, ma lo dico in maniera forte, perché aiutatemi a dire se sbaglio, sono il sesto anno che comunque siamo nel calcio professionistico e non abbiamo mai creato un appeal, non abbiamo mai avuto un pubblico che ci trasmettesse forza, entusiasmo, che stesse vicino a questi ragazzi, tranne in qualche particolare momento, ma ripeto, poche persone e basta. Quindi io non consento a nessuno di mettere in discussione il lavoro che noi dirigenti facciamo quotidianamente. È un lavoro massacrante, è un lavoro che facciamo questo per portare avanti un progetto, e questo è un progetto della città di Aversa, e questa città, questo progetto in questo momento sta dimostrando di non meritare. La città per me già è retrocessa, abbiamo tentato l'anno scorso di tirarla su facendo un ulteriore sacrificio, dopo le cose che ci sono capitate purtroppo abbiamo
comunque fatto un'altra azione forte di ripescaggio, e vi assicuro che è dura, specialmente in una situazione economica in cui viviamo. Però purtroppo ci siamo resi conto che con tutto quello che cerchiamo di fare, con tutto il lavoro che facciamo, ma tutto l'entourage che sta intorno alla Versa Romana, a livello di marketing, di stare vicino alla gente che ha problemi, di lavorare nel sociale, di fare tante cose, però purtroppo non siamo riusciti a portare dentro la voglia e l'entusiasmo. Noi abbiamo una squadra, secondo me, al di là dei risultati, che se domandate a tutti gli allenatori che stanno qua, nessuno vi dirà che non è una squadra di buon livello, secondo me che può tranquillamente risolvere le cose. Abbiamo avuto la sfortuna di Costanzo, che l'abbiamo preso forse in una fase negativa. Abbiamo questo allenatore che sta facendo un grande lavoro, questi ragazzi che comunque si stanno impegnando. Purtroppo le cose purtroppo non è facile, il calcio è questo, il calcio purtroppo siamo alla fine, e quindi magari un pareggio in un'altra situazione, nel girone d'andata questo pareggio poteva pure stare, perché poi magari si recuperava, oggi diventa problematico. Però non è questo il modo di vivere, perché al di là di quello che è, noi abbiamo altre 4 giornate di campionato, e mi auguro che non ce ne siano per i playoff, ma comunque se ci saranno altre 4 partite che non ci siano, perché passiamo direttamente, ovviamente, no, perché capo, darsi che qualcuno la interpreta male, e magari altre 4 partite. Vivete il calcio, vivete questo momento che siamo nei professionisti, fate un po' come fanno le città, che godono anche di un aspetto positivo che ci sta. Purtroppo noi siamo una città di gente che si dirà presto: io sono il presidente della squadra di Aversa Romana, sono aversano d'origine e sono di Aversa. Io sto qua e non sono venuto qua a fare il mercenario, non sono venuto qua a fare l'imprenditore, non sono venuto qua a fare chi dal calcio deve guadagnare. Ci sto mettendo una barca di soldi relativamente alle possibilità che uno può fare. Non so gli altri che cosa stanno facendo, ma noi sicuramente ci stiamo impegnando in una maniera che voi non avete proprio idea. Quindi lo dico a quelle persone che stanno là sopra, che pagano 5 euro di biglietto, a chi li paga, perché non tutti li pagano nemmeno. Dalla prossima volta il biglietto sarà 15 euro in curva. Presidente, non per mettere il dito nella piaga, ma anche oggi nel finale c'è stata la discussione, adesso cioè da lì sopra non abbiamo capito, però possiamo immaginare che ci sarà stato un colpo da altri giocatori che comunque ha una sua esperienza in queste. Tutto questo comunque non aiuta, è vero la riavvendata, è vero, però se ci vede. Guarda Rino, su questo io hai ragione, quando capitano situazioni come quelle di Vigor Lamezia di domenica scorsa, quando purtroppo giocavamo in 10 contro 11 un tempo e mezzo, perché ci fu quell'espulsione purtroppo di Esposito, che si fece tirare dentro una situazione che non doveva fare. Ma oggi siamo alla partita, oggi siamo nel tempo di recupero, stiamo sforzandoci al massimo mettere la palla dentro. È normale che nell'area là ci stanno sgomitate, che non credo che l'abbia dato solo Visentini, ma che comunque ci saranno state delle azioni dure in area, proprio perché loro cercavano di evitare di prendere gol e noi di farlo. Io su questo voglio dire, perché se andiamo a dire ai giocatori: se siamo in area dobbiamo segnare, siamoci attenti, poi non giochiamo più. Voglio dire, il calcio purtroppo è questo, il calcio è anche fatto di forza, anche di cattiveria agonistica. Quelle escursioni, per esempio, di Esposito non ci stanno, voglio dire, allora su quello sì, ma quando succede questo, è successa una cosa in aria, io stavo là a dire, sinceramente, ho visto una marea di gente che si pigliava una schiaffa, che davano persone, l'arbitro ha visto quella di Visentini. Però anche oggi, se vuoi dare un giudizio tecnico sulla partita, anche oggi dicevo la sensazione che la squadra si è scesa in campo un po', io credo che tra il primo e il secondo tempo, non so se tu sia andato agli spogliatori, ma sicuramente l'allenatore si era fatto sentire. Poi secondo me una squadra sportata completamente, noi abbiamo parlato prima, però una gara, non si riesce a capire perché. No, allora io forse qualche tempo fa, in una situazione diversa, ti potevo anche dare ragione. Allora, innanzitutto
i ragazzi sono scesi in campo un po' impauriti, perché impauriti dalla situazione, non dalla squadra avversaria, no? Perché chiaramente sapevano, infatti con il mister stamattina siamo stati proprio a farli sgombrare la testa da tutte le situazioni che potevano stare al contorno, no? Perché chiaramente la partita era sentitissima e sono scesi un po' timorosi, quindi sono stati presi un po'. Sono stati un po' aggrediti dagli avversari. Poi c'è stato pure probabilmente il mister che ha tentato di giocare con un modulo diverso, non lo stesso quello che loro sono ultimamente abituati a fare con i tre davanti, e Comini diciamo, soffriva, cioè, diciamo, non riuscivamo a giocare sulle fasce che è il gioco che riusciamo a fare meglio. Poi il mister un po' si è reso conto, poi negli spogliatoi ormai dice teniamo poco da perdere, andiamo in campo e facciamo il massimo di quello che dobbiamo fare, perché quando all'inizio scendi hai quella paura magari di prendere culo, poi alla fine ti sblocchi, dici, e quando sono sbloccati i ragazzi hanno affrontato il secondo tempo in maniera diversa. Presidente, guardi la formazione, vedi che c'è un Girolamo che ha giocato con Treviso, un Porcato, un Suarino, un Comini, un Galizzi, un Orlando, un Divicino, calciatori esperienti, come diceva Leggiano prima, una squadra che, come hanno detto anche Carazzolo, forse una delle migliori delle squadre che sono dall'ottava in poi. Però poi il campo dice altro, cioè il campo dice che mancano i gol, la seconda partita a zero gol, mancano, cioè in difesa si tiene, però comunque manca la vittoria, come dicevamo prima a casa manca addirittura da dicembre, non è che si possa essere come l'anno scorso un problema proprio di gestione dei ragazzi, dei calciatori, perché l'anno scorso sappiamo bene come è andata a finire, per un fatto probabilmente i calciatori, perché come disse bene anche lei negli ultimi giornali, i calciatori erano per i fatti loro, questo non, probabilmente non sta accadendo quest'anno, però cos'è che manca? Cos'è? Cioè sono le tre allenatori, cioè sono tre idee diverse di gioco dove però non si riesce a dare un'idea alla squadra. Vabbè, io ti ripeto, io dal mio punto di vista vedo che ultimamente la squadra un'idea ce l'ha, perché non dimentichiamo che abbiamo nelle ultime tre partite, comunque abbiamo fatto tre pareggi, però abbiamo recuperato con l'Arzanese, li mettemmo qui nel secondo tempo nell'area fino a che non riuscimmo a fare gol, cose che oggi non siamo riusciti a fare, con il Vigor Lamezia abbiamo giocato in 10, abbiamo recuperato la partita in 10, il Vigor Lamezia in casa ti assicuro non era una partita semplice quella là, quindi diciamo, è chiaro che non è facile, perché questo comunque è un campionato dove bene o male le forze si equivalgono, tutti quanti giocano con questo, diceva Ferrazzoli, oggi è meglio giocare con il Teramo, la Casertana, perché magari vengono a giocare spensierati, tu riesci a fare una partita o ti travolgono o magari riesci a fare una partita che li metti su, ma oggi giocare queste partite dove anche il minimo errore ti punisce e poi magari non riesci più a risalire la china, allora tendi pure magari a non prendere gol, tendi pure a salvare un poco, purtroppo la situazione è questa qua, noi ce la dobbiamo mettere, non dobbiamo mollare, lo dirò a tutti, io sono convinto che con la squadra che abbiamo e sinceramente con l'allenatore che in questo momento sta lavorando alla grande, io seguo quotidianamente il suo lavoro perché non... Quest'anno non voglio lasciare niente al caso e quindi sto vedendo veramente l'impegno che ci stanno mettendo tutti. Sono convinto che almeno noi, se staremo vicino a questa squadra, probabilmente riusciremo a mantenere quello che Aversa non merita, la Lega Pro. Va bene? Grazie.